Stefania, Dimmi. Clio, Sono piena di dolori, scusa. Perché ho fatto palestra e ho tante di quelle contratture. Vai, quando vuoi. adesso dimentica il corpo su quel letto così dimenticherai anche i dolori. Abbandona il corpo lì sul letto. Come l'altra volta, cominciamo con rilassare il corpo lentamente. Mentre ti parlo. Il tuo corpo si rilassa lentamente. E mentre ti parlo, qualsiasi altro rumore, suono o movimento ci possa essere, oltre noi, non ti distrae. Anzi, lo usi per andare ancora di più in profondità, in questo stato di rilassamento. Senti che il tuo corpo lentamente si fa pesante. Lentamente si appesantisce. Come l'altra volta, ti accompagno. Contando verso il basso. Conto da 10 verso 1. Mentre conto, il tuo corpo si rilassa completamente, lentamente. Su quel letto. Dieci. Sentire i tuoi piedi e le tue gambe lentamente appesantirsi. Ad ogni parola che dico le tue gambe si fanno sempre più pesanti. Le tue gambe lentamente si appesantiscono. Il bacino, le cosce, le ginocchia, i polpacci, i piedi sono pesanti. Abbandonati sul letto. Ad ogni respiro senti che tutto il tuo corpo lentamente si addormenta, si appesantisce, si rilassa. Anche la tua schiena si fa molto pesante e la sensazione è piacevole, molto piacevole. Ti senti sprofondare verso il basso lentamente. La sensazione è di benessere.
su tutto il corpo, fuori e dentro. 8. Puoi sentire che anche l'addome si rilassa, i muscoli del petto si rilassano, le spalle si rilassano ed è meraviglioso come tutto il tuo corpo sprofonda nel letto lentamente. Sempre di più, sempre più in profondità. 6. Sempre più rilassata. 5, giù, sempre più giù, 5. Comincia a viaggiare e comincia a cercare la causa dei tuoi colpi di tosse. Da dove vengono? Dove si sono originati? Vai lì, mentre conto, verso il numero 1. Sono al numero 1. Tu sei già lì. 4. Sì.
sia originata la tua tosse. Vicina, sempre più diretta alla causa, veloce, come un fulmine. Tre, due, uno, sei già lì. Da qualche parte. Esattamente dove sei. Non so. Cosa vedi attorno a te? Una casa. Le scale. Dei quadri. Sei dentro la casa? Sì. In che stanza sei? All'ingresso. C'è qualcuno con te? No. Guardati, dimmi come sei vestita o vestito. Un vestito lungo, una specie di gonna lunga fino ai piedi. Che colore è la gonna? Sembra bianca, sporca. Sporca è il colore sporco? È il colore. Il colore. Riesci a vederti le scarpe? Sì. Come sono? Tipo stivaletti. Sporchi. Sporchi di cosa? Polvere. Sopra come sei vestita? Cosa hai sopra? Cosa indossi? È un vestito. È un vestito di maniche corte o lunghe? Lunghe. Come ti chiami? Marisabel. Quanti anni hai, Marisabel? 19. Quella è casa tua? Sì. Con chi vivi lì, in questa casa? Con la mia famiglia. Com'è composta la tua famiglia? Mio padre, mia madre e quattro fratelli più piccoli. Tutti maschi? Sì. Tu lavori? Sì. Di cosa ti occupi? Coltivo la terra. Sei triste o felice? Felice. Sei innamorata? Sì. Di chi? Il postino.
state insieme? No. Mio padre non vuole. Adesso vai avanti in questo ricordo, fino al momento in cui succede qualcosa di importante. Sta piovendo. Io sono senza scarpe. E sto correndo fuori da casa. È buio. Ho i capelli molto lunghi. Ho freddo. Perché corri? Perché scappi? Perché Sto piangendo. piangi, Marisa? Dobbiamo cambiare casa. No. Voglio sposarmi. Puoi fare lo stesso anche andando a vivere da un'altra parte. No, voglio stare vicino a una persona che amo. Nella nuova casa non arriva il postino, questo postino. No, è troppo lontano. È questo che temi? Non rivederlo più? Sì. Vai ancora un po' più avanti, dimmi cosa succede. Sono caduta. Sto soffocando. Perché soffri? Perché un ramo mi si è conficcato in gola. Un ramo appuntito. Mentre correvi non l'hai visto e si ti è messo in bocca. No, dalla gola ho inciampato, sono caduta. Non vedevo niente, piove forte. Non c'è nessuno che ti corre dietro per No. cercare di. Non ti ha visto nessuno scappare di casa. No. Vai avanti, dimmi cosa succede. Non riesco più a muovermi. Sto morendo. Soffoco. Riesci a respirare? No, il sangue viene su. Ascolta, Marisabel, adesso voglio che tu guardi questa stessa scena dall'alto, fuori dal tuo corpo. Guarda il tuo corpo dall'alto e dimmi come vedi la scena da questa prospettiva. Sono bagnata, un ramo, un pezzo di tronco con dei rametti, uno di questi pezzi di rametti è conficcato nella gola e vedo tutto il sangue, non riesco più a respirare, l'ho tolto. Come l'hai tolto? Con le mani ho spinto via, ma il sangue è forte. Adesso non hai più niente in gola, hai tolto il ramo completamente? Sì. Da che parte esattamente sta uscendo il sangue? Dal centro della gola e alla bocca. Il ramo si è conficcato dalla parte del collo? Sì. È entrato anche dalla bocca? No. Solo al collo bucato. Adesso scendi lentamente verso il collo e dimmi esattamente com'è la ferita, quanto
Quanto è grande? Cosa vedi? È un buco. È grosso. Una specie di taglio. Esce tutto il sangue. È tutto pieno di sangue. Avanza fino al momento in cui perdi completamente conoscenza. Vai verso il momento in cui lentamente muori. E dimmi cosa succede, cosa vedi, cosa senti. Sono uscita. Da che parte del tuo corpo sei uscita? Da Sono uscita dal corpo. che parte del tuo corpo sei uscita? Mi sono sollevata, ero faccia in giù. E adesso che sei fuori dal corpo, come ti senti? Bene, è un po' dispiaciuta per il corpo. Adesso che sei fuori dal corpo, adesso che non sei più in vita fisicamente, guarda un attimo quello che era appena successo nella tua vita. Tuo padre che non voleva che ti vedessi con una persona di cui eri innamorata. Il cambio della casa che non ti avrebbe permesso più di rivedere il tuo amato, il postino. Adesso. Da quella prospettiva, come lo vedi? Ora vedo tutto tranquillo, però sono arrabbiata. Arrabbiata con chi? Con mio padre. Non mi ascolta. Adesso, Marisabel, o Stefi, Sono tornata a mio padre. come spirito, Sì. hai lasciato il tuo corpo lì nel bosco, nella campagna morto e sei ritornata come spirito verso tuo padre? Sì. Tuo padre dov'è in questo momento? Nel letto. Cosa sta facendo? Dorme. È notte, fonda. Sì. Lui, cosa vuoi fare? Cosa fai una volta che... Voglio bruciargli la casa dove vive. Per punirlo. Come intendi farlo? Voglio fargli cadere la sua lampada. Provaci, o meglio, vai avanti e dimmi cosa fai, cosa vuoi fare, cosa succede. È entrato mio fratello. Nella stanza di tuo padre? Sì. Perché? Mi ha sentito. Vai avanti, che succede? Ha svegliato mia mamma. Ha detto che io sono uscita. I miei genitori si vestono. Mio padre prende il fucile. Tu non sei riuscita a buttargli la lampada da qualche parte? No. Perché?
Hai provato a prenderla? Hai C'era mio fratello. provato a prenderla? No. Provaci adesso. Non c'è più. Hanno Non c'è più cosa. preso la lampada per fare luce. Vai avanti, dimmi che succede. Sono usciti. Me gridano, mi stanno chiamando. In che paese vivevi, Elisabeth? In Georgia. Stati Uniti? Che Sì. anno 1752. è? Riesci a raccontarmi il seguito in inglese? No. Oh sì. Beh, provaci, se non ci riesci vai avanti in italiano, non fa niente. Ci sono. Corrono. Sotto la pioggia. Hanno visto il mio corpo e mia mamma piange, mio padre mi prende in braccio, mi portano in casa, mi mettono su un tavolo grande, provano a chiudere il buco, ma mia mamma poi si ferma, piangono. Dice colpa tua. Mi Chi dice a chi? Mia mamma. Mio fratello. È colpa tua. Mio padre. Vai avanti, che succede? Mio padre va a prendere il carro. Va in paese. A chiamare il medico. Mia mamma resta lì. E mi spoglia e mi lava e mi dice delle cose. Cosa ti dice? Bambina. Povera bambina mia. Sì. Ascolta esattamente le parole di tua mamma, nella sua lingua, e ripetimele. Se puoi, se ti riesci. Baby. Dolly. Dolly.
I'm so sorry. It's my fault. Piange. Vai un po' più avanti, fai un piccolo salto nel tempo e dimmi cosa vedi. Hanno seppellito. I miei genitori cambiano casa. E adesso che anno è? Ah? E adesso che anno è? Hanno già cambiato casa, che anno è? 1753. E tu dove sei rimasta? Nella casa. Nella Nella vecchia o nella nuova? E vecchia casa. Aspetto. cosa fai lì? Ti aspetti? Aspetto di vedere il postino. Sì. In quella casa c'è qualcun altro adesso? Vive qualcun altro? No, è tutto chiuso. E come fai a vedere il postino se non c'è più nessuno in quella casa? È venuto a portare i fiori sulle scale. E poi sei rimasta lì ad aspettarlo? Sì. Ed è più passato? Sì. Portare i fiori a guardare la casa. Sempre i fiori. Lui Sì. era innamorato di te. Sì. Adesso, Marisabel, guarda negli occhi il postino. Guardalo negli occhi. E dimmi se questa persona è presente nella vita attuale di Stefi. Sì. È Chi è? mio fratello. Mio fratello. E adesso? Guarda negli occhi tuo padre, Marisabel. Guardalo negli occhi e dimmi se lo riconosci nella vita che sarà quella di Stefi. No. Non esiste nella vita di Stefi. No. Adesso Isabel, dobbiamo elaborare tutto questo dolore, tutta questa rabbia, per poter risolvere il nodo rimasto da allora e che si ripercuoteva ancora nella vita di Stefi. Adesso ritorna al momento in cui volevi far prendere fuoco alla casa, mentre tuo padre dormiva, ritorna lì. E quando sei lì mi avvisi, a quel tempo, a quel luogo. Sono lì. Adesso tu vuoi liberarti da quel dolore. Dimmi. Il tuo dolore, la tua tosse è stata causata
dal trauma che hai subito alla gola e lo stai conservando, avvolto in quella rabbia che provavi per tuo padre perché non ti permetteva di vedere il tuo amato. Adesso, se vuoi dissolvere questa tosse per sempre dalla tua vita, da quella che sarà la vita di Stefani, da quelle che saranno altre vite se non lo risolvi adesso, vuoi disintegrare questa rabbia in cui è avvolto il tuo dolore, la tua tosse, e farla sparire per sempre? Sì. Adesso dimmi, Marisabella, guardati energeticamente e dimmi come vedi, come visualizzi tutta questa rabbia verso tuo padre, che ti fa venire voglia di bruciargli la casa. Come e dove la vedi? Nel petto. Ha un colore? Va rosso. Ha una forma? No. Adesso prendi questa rabbia, prendila nelle tue mani, immaginarie. Sei uno spirito, puoi assumere qualsiasi forma. Non hai limiti di spazio e di forma. Prendi questa energia, prendi questa rabbia. Prendi questo sentimento, tu sola sei la creatrice delle tue energie. Prendila e buttala via. Buttala via lontana da te, finché si disintegri nel nulla, fuori. E mentre lo fai, descrivimi come lo fai. Ho lanciato nell'aria una palla di luce come fuoco lontano. Sembra una stella. È svanita. E adesso guarda nel tuo petto e dimmi cosa c'è, cosa vedi, se è rimasto ancora qualcosa. Una luce bianca. Cos'è questa luce bianca? Sentila. È calda. Cos'è? Sembra amore. E dà un senso di pace. Adesso che ti sei liberata del peso del dolore, adesso che ti sei liberata del peso della rabbia, trova spazio l'altra parte di te. Quella parte di te che vuole star bene, felice, libera. E adesso dimmi come ti senti. Leggera, mi sto alzando per lasciare la casa. Raccontami cosa fai, cosa succede mentre te ne vai. Chiudo gli occhi e vado verso l'alto. Poi tutto buio. Non vedo più niente. Avanza ancora un po', finché non vedi qualcosa.
Stavo uscendo da una donna. Chi è questa donna? Mia madre. Stavi dentro di lei? Adesso non più, mi hanno tirato fuori. Doveva Perché stavi dentro di lei? partorire. Vai avanti, che succede? Sono un maschio. Che anno è? In che paese stai? In che paese sei nata? Lourdes. Lourdes, Francia? Lourdes, Francia. Come ti chiami? Come ti hanno chiamato? Ezechiel. I miei genitori sono ebrei. Vai avanti a un momento importante di questa vita, un momento dove succede qualcosa di molto importante. Mi sono ammalato. Quanti anni hai? Sei. Di cosa ti sei ammalato? Ho qualcosa ai polmoni. Non respiro bene. Di che malattia si tratta? Polmonite. Questa polmonite, che problemi ti dà? Dolori, molto dolore. Dolore al petto. Molto forti. Ho Cos'altro? la febbre alta. Mi hanno messo intorno delle tende bianche per farmi respirare meglio. Non riesci a respirare bene? No. Tossisci? Sì. Vai avanti, cosa succede? Sto morendo. Piangono tutti. Mi Vai al momento in cui muori, lascia questo corpo, dimmi cosa succede. piangono tutti. Vedo tutti piangere, mia mamma mi abbraccia. La staccano e coprono il corpo. Tu sei già uscito dal corpo? Sì. Da che parte sei uscito, Ezechiele? Sono alzato a sinistra. Sono sceso. E adesso in che punto della stanza ti trovi? Sono sospeso in aria. Sto guardando da sopra. Sono meglio. Posso respirare. Sei
adesso che hai capito. Per quale motivo? Qual era la concausa che nella vita futura di Steffi ti portava a tossire senza giustificato motivo, apparentemente? Non hai più bisogno di somatizzare questa tosse in questa maniera. Adesso hai capito cosa è successo. Non ne hai più bisogno. Vai avanti e dimmi cosa succede. Mi mettono dentro una bara per pregare e rimango lì. Tu ti senti triste o felice? Oh, sono triste per mia mamma, mio papà. Adesso guarda tua madre negli occhi e dimmi se riconosci tua madre nella vita futura dove sarai Steffi. Sì. Chi è? La mia amica Patti. E adesso guarda negli occhi tuo padre, Ezechiele, e dimmi se lo riconosci nella vita futura dove sarai Steffi. Sì. Mio fratello. Lo stesso fratello di cui mi parlavi prima? Il postino? No. Adesso hai visto che non abbandoni le persone che ami con la morte fisica. Si sta sempre uniti in un gioco. Il postino che amavi è ritornato da te. Il padre che hai lasciato quando avevi 6 anni ritorna da te quando sei sterile. Le persone che ami non le abbandoni mai. Quindi puoi andare tranquillamente nel posto dove devi stare, adesso che non hai più il corpo, Ezechiele, nel posto dove devi stare felice, tranquillo, sereno e dove dovrai aspettarli quando sarà anche il loro momento. Quindi adesso, Ezechiele, vuoi andare in quella dimensione, oltre questa terrena, dove devi stare? Prima di risponderti dico che la tristezza di dover abbandonare la mamma e il papà pensando di non doverli rivedere più l'hai portata via con te attraverso quella tosse, il ricordo della tosse che ti dava quella polmonite. Devi lasciare tutto lì, non te lo devi portare dietro, non lo devi portare. Non devi portare questo dolore, questa sofferenza nel corpo di Steffi. Non ne hai più bisogno, Ezechiele. Lascia tutto lì. Muore tutto lì. Solo le persone che ami non muoiono mai, così come te. Quindi adesso, Ezechiele, vuoi lasciare tutto lì, la tristezza, la tosse, il dolore e andare via? Dove devi andare? Sì. Vai via, guardati attorno e dimmi dove vai. Uno spazio bianco. Dimmi che succede, raccontami. Sono fermo. Dove?
In questo spazio non succede nulla. Come ti senti? Felice. Sei solo? No. Chi c'è con te? Mia nonna. Ti fa piacere rivederla? Sì. C'è qualcun altro? Molte persone. Sì. Chi sono? Mia zia, degli amici. Tanti amici. Adesso ascolta Ezechiele, adesso rimani lì, in quella luce, in quell'ambiente luminoso che ti aspetta dove sei felice. E adesso, se c'è ancora un momento, una causa o una concausa alla tosse ingiustificata di Stefi, nella vita di Stefi, andiamo lì, se c'è. Se non c'è, ritorniamo nel corpo di Stefi, nel tempo presente. Conto da 1 a 3, e se c'è ancora una causa, quella che era la tosse che aveva Stefi, andiamo lì. 1, 2, 6. Sono qua. Bene. Come ti senti? Voglio che disconnetti da qualsiasi entità, qualsiasi dimensione, mentalmente, telepaticamente. Devi staccare la connessione, se eventualmente ne hai ancora qualcuna aperta. Adesso siamo soli, io e te. Nessun altro, nient'altro. Adesso dimmi, Stefi. Ti senti preparata per ritornare al presente o pensi che c'è qualcos'altro che dobbiamo rivedere? Sono pronta. Adesso quindi io conto verso l'alto da 1 a 5. E mentre lo faccio, tu lentamente ritorni completamente nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente, da dove ti sto parlando. Uno. Lentamente senti che il tuo corpo diventa sempre più leggero. Puoi cominciare a sentire che le tue gambe cominciano a diventare molto leggere e la sensazione è stupenda, è come se volassi, è come se le tue gambe volassero, come se levitassero sul letto. È una sensazione di leggerezza stupenda, meravigliosa. Senti i piedi leggerissimi, i tuoi polpacci leggerissimi, le ginocchia, le cosce, il bacino sono leggerissimi e senti un'energia dentro di te che ti rinvigorisce,
che ti fa stare bene e ti sembra di volare. Due. Continua a ritornare nel tuo corpo lentamente, Stefi. Adesso senti che anche la tua schiena è diventata leggera, leggerissima, insieme al tuo addome, i muscoli del petto, le spalle. Adesso il tuo corpo è completamente leggero e ti sembra di volare, ti sembra quasi di sfiorare il letto, di levitare sul letto. La sensazione è meravigliosa, stupenda, piacevolissima. Una sensazione di leggerezza tale da sentirti benissimo, come mai ti sei sentita prima d'ora. Senza redini, libera, con un senso di pace, di serenità, di tranquillità, di felicità immensi. 3. Senti come anche le tue braccia sono leggere. Adesso ti sembra di volare completamente, di essere completamente staccata dal letto. Le tue mani, le dita delle tue mani sono leggerissime. Ti sembra di toccare l'aria così leggera. Ti sembra di volare, ti sembra di stare nello spazio. Tanto è piacevole e bella questa sensazione. 4. Anche il tuo collo, la tua faccia. Sono leggeri, tutto il tuo corpo è leggero e tu ti senti felice, tranquilla, serena, con un senso di pace incomparabile, piena di forza, piena di energia, pronta per vivere il tuo presente nella miglior forma possibile. Lentamente, apri gli occhi. Sei nel presente. Mi viene da dormire. Come ti senti? Mi sento riposata. Cosa ricordi? Mi ricordo un maltempo. Bambino. È un cordone ombelicale. È la faccia di una signora che non riesco a definire chi sia. Un'infermiera, penso. Basta. Più o meno quanto tempo è passato da quando abbiamo cominciato? Non so, 20 minuti. Guarda l'orologio e mi dirai quanto ne è passato. Mamma mia, è tardissimo. È tardissimo. Mamma mia, ci abbiamo messo un sacco di tempo. Accendo la luce, almeno. Tu vuoi che questo video sia divulgato su internet e anche in altri mezzi di comunicazione? Sì. Senza problemi. Ma ci sono cose strane. Comunque te lo direi e comunque potrebbero essere eliminati se non vuoi dare informazioni particolarmente personali, lo capisco. No, niente di personalmente personale. Ok, personalmente personale. Va bene, stacco la registrazione.
Va Ti ringrazio. bene, grazie a te. E ci sentiamo su Facebook. Sì, ci sentiamo così mi fai sapere anche come evolve tutto nei prossimi giorni. Va bene.